Jacopo e Daniel erano inseparabili. Per 8 anni hanno vissuto incredibili avventure in giro per il mondo. Poi le loro strade si sono divise. Sono passati ormai più di 2 anni dall'ultima volta che Jacopo e Daniel si sono visti. Ma nonostante la distanza, i due sono ancora legati da un segreto che sta per essere rivelato. Figurati se Daniel viene a scoprirlo, dai, sarà 2 anni che non lo vedo. Jacopo! Oddio, Daniel! Presto, nasconditi in bagno. Daniel! Che sorpresa, quanto tempo! Alice mi ha lasciato! Era da più di 2 anni che mi tradiva con un altro! Oddio, mi dispiace! E ora tu? Io? Tu, Jacopo, devi spiegarmi perché. Perché? Perché cosa? Perché noi cornuti siamo sempre gli ultimi a sapere le cose? Perché? Perché? Cosa ne so io? Alice, Alice, io ti volevo sposare, non ho preso l'anello. Beh, senti Dan, posso offrirti qualcosa, un caffè, una tisana? Sì, grazie. Laura, puoi preparare una tisana? Abbiamo ospiti. Laura? Tu e Roberta vi siete lasciati? Io e Roberta ci siamo lasciati, beh, ma Laura è mia sorella, non te la ricordi? Ah, Laurettina! È certo che me la ricordo! L'ultima volta che l'ho vista avrà avuto, se no, 5 o 6 anni. Quanti ne ha adesso? 16. Ha già 16 anni! Porca miseria, come passa il tempo! Mi ricordo ancora quando era piccolina, che le cambiavo il pallolino, che davo da mangiare col biberon. Ecco la tisana. Osti che fregna! Cosa? Prendi la legna, ficchiamola. No, non ficchiamola, mettiamola nel camino e accendiamo un fuoco che fa freschino. Ma ti senti bene? No, cioè sì, tutto bene. Ma che caldo fa qui? Si è appena detto che faceva freddo. Ma che freddo è freddo? Qui la temperatura è altissima. Poi ci lamentiamo del riscaldamento globale. Sembra di essere in sauna. Il bagno dove lo trovo? In fondo a sinistra. Grazie mille. E no, il bagno no. Come il bagno no? E no, lo scarico è rotto, tiri l'acqua, schizza la merda ovunque. Oddio. Ma in realtà mi serve solo il lavandino per lavarmi un po' il viso, quindi va. No, il lavandino non va, è rotto, perde l'acqua. Tiri su l'acqua, tsunami incredibile, casino della Madonna. Laura, puoi accompagnare Daniel al piano superiore nel tuo bagno? Sì, va bene. Ah, quindi... Prego. Grazie. Prego. Grazie. Vete pure. Bella casa, complimenti. Grazie. Quindi salgo. Salga, salga. Grazie. Su. Bravi, grandi così. Ok, prendi subito le tue cose, che se scopre che sei qui siamo fottuti. Ti ho visto. Ti ho visto. Sì, ma che bocce ha? È la sorella del tuo migliore amico e per di più è minorenne. Minorenne! E tu hai 30 anni, 30, puerco! Lo so, ma è diventata un pezzo di gnocca atomica. Ricordati le regole. Non si va con ragazze fidanzate, ex dei tuoi amici e minorenni. Daniel, tutto bene? Sì. Tutto bene, arrivo. Dai, esci. Voglio rivelarti un segreto. Eccomi subito. Eccomi, scusami. Sono... Oh, porca troia. Lo so che prima o poi dovremmo dirglielo, ma meglio poi. Hai preso il completino che mi piace. Ti amo, piccola. Ascolta, prendi una camera dall'albergo qua di fronte. Io sistemo un paio di cose e arrivo, ok? Ti amo. Bastardo! Oddio! Roberta, presto, nasconditi in cucina. Sono sempre stata innamorata di te. Aspetta. Che cosa? Sei sempre stato così dolce. Premuroso con me. Ma se l'ultima volta che mi hai visto eri un incrocio tra un Pokémon e un ovetto Kinder. Non ricordo niente di quando ero piccola, a parte te. Tu riesci a far sentire le persone speciali, Daniel. Anche mio fratello l'ha sempre detto. Da quando sono piccola che sogno di stare con te. Sei sempre stato così dolce e premuroso con me. Ti ringrazio per questa botta di autostima, ma veramente non posso. È meglio che vada. Che no? E perché sei solo un filino minorenne e io molto, molto maggiorenne? Mm?
Ma io ho sognato di perdere la verginità con te. Ma tu quante cazzate ti sogni? No, guarda, dopo questo forse è proprio meglio che io vada, che prenda il volo, perché altrimenti... Tu non vai da nessuna parte. E levati! Che sennò qui mi arrestano. Dani, io sono un senziente. Ma vaffanculo. Conosco il tuo sporco segreto. Volevi davvero farmi credere che mi hai lasciata perché hai troppi impegni di lavoro? Eh no, caro mio. E anche Daniel saprà la verità. Aspetta solo che... Jacopo! Daniel è qui? Adesso io lo dico. Jacopo, io non posso restare qui un minuto di più. Me ne vado. Eh no! Eh no, 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 tu non vai da nessuna parte. Come non vado da nessuna parte? Fammi andare, io me ne vado. No, no, amico mio, ma sono 2 anni che non ci vediamo. Ma ti rendi conto, 2 anni, mi devi raccontare un sacco di cose, mi devi raccontare di te, di Alice. E va bene, ascolta, vado a prendere un bicchiere d'acqua in cucina per... no, in cucina no, inaccessibile! Ma questa è una casa o l'area 51? C'è stata una fuga di gas, esplosioni, pam pam pam! Ma se vuoi chiedo l'acqua. No, la Laura, non chiedere nulla, per l'amor di Dio! Vieni con me, amico mio, vieni con me. Io ti devo chiedere un favore personale molto importante. Posso contare su di te? Eh certo, di cosa si tratta? Perfetto! Wow! Ma ti spiegherò tutto tra 5 minuti. A tra poco, ciao! Oh, Jacopo! Jacopo! Perché mi hai chiuso qui dentro? Jacopo! Pensavi che bastasse chiudermi la porta in faccia per... Ti amo, piccolo, e ti giuro che non ti ho mai tradito. Anch'io ti amo. Scusami se ti ho trascurato. Dispiace anche a me di aver dato fuoco alla tua macchina. Come hai dato fuoco alla mia macchina? Preferivi che ti virassi? No, 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 meglio la macchina, tanto era di mio padre. Comunque, amore, ti ricordi il nostro patto sul tradimento? Che puoi lasciarmi senza nessuna ripercussione se mi cogli in fragante con un altro? Esatto. La stessa cosa vale anche per te. Sì, sì, assolutamente. Ma comunque, stai tranquillo, perché io non ti tradirei mai. Brava, piccola. Adesso voglio che tu faccia una cosa per me. Qui di fronte c'è un albergo. Prendi la camera numero 18. Io sistemo un paio di cose di lavoro e poi sono tutto per te. Ah, e fatti trovare legate e bendate al letto. Sei un monellaccio. Lo sai che adoro quando fai Christian Grey? Vado subito. A tra poco. Bella prosciuttina. Amore, tutto a posto, tutto a posto. Ho trovato un modo per liberarci di quella psicopatica di Roberta. Adesso tu vai in albergo e poi dopo ti spiego tutto, ok? Ti amo. I love you, je t'aime, mon amour, je t'aime. Adesso tu mi devi spiegare perché mi hai chiuso qui dentro. Calmati. Ti devo chiedere... un grandissimo favore. Che tipo di favore? Uno di quelli che va un po' contro i tuoi principi, ma giusto un pochino. Ah no, non me la faccio. Dai, Dan, ti prego. Ma quindi tu mi hai chiuso qui dentro solo per orchestrare tutto questo alle mie spalle? Sì. Tu mi conosci benissimo. Lo sai quali sono i miei principi e che non vado con le... Non te la devi mica sposare, devi solo trombartela una volta! Ma tu puoi davvero chiedermi una cosa così squallida? Dan, se non fosse una questione di vita o di morte, io non te lo chiederei. Ma quale questione di vita o di morte? Ma non diciamo cazzate, dai! E poi... io non potrò più curarmi di lei, perché... me la andrò per sempre. Okay. Oh, che cosa stai dicendo? Non volevo darti questo ulteriore flagello dopo Alice, però anche a me questa storia strugge nel profondo, quindi se vuoi evitare di fare certe domande... Sì, sì, scusa, d'accordo. Quindi farai questo piccolo ma grande favore per il tuo migliore amico? E va bene, dai, almeno mi aiuterà a dimenticare Alice. Oh, alleluia, 2 ore, allora, qua di fronte c'è l'hotel... Camera 18. Camera 18. Camera 18.
Scusi, libera, se no passo dopo. No, prego, è pronta. Spero di non pentirmi di quello che sto facendo. È già qui? Lo sapevo che non avrebbe resistito. Fino a qui tutto bene. Adesso si va in scena, ok? Vai in albergo, li trovi insieme. Roberta, ma come hai potuto farmi questo con il mio migliore amico? E poi, fuori dalle balle. Vai così, Jacopo, che ce la fai, vai. Lo sapevo che saresti corso subito da me perché mi ami alla follia! Wow! C'è nessuno? Ho fatto un piccolo upgrade, ora abbiamo la suite, ti amo, Jacopo! Ha preso la suite perché sicuramente aveva qualcosa di molto importante da dirmi. Oddio, mi vuole sposare! Laura? Laura non c'è. È andata via, ma se vuoi posso essere sua zia. Ti va di divertirti un po' con noi, tesoro? Grazie ragazzi, ma in realtà stavo cercando una mia amica, una certa Laura Malnati. Mi hanno detto che era nella stanza 18. Piano sbagliato, tesoro. Ma questa era 118. Non si vede? Chi è adesso? Pronto, amore? Ciao, sì, il piano sta funzionando. Come sei nella stanza di Roberta? Sul balcone? Ma cosa ci fai sul balcone? Non ti muovere, arrivo subito. Hai potuto farmi questo con il mio migliore amico? Ma sei scemo? Ma dove? È in bagno. Già finito? Sì, è stata una roba veloce ma intensa, di qualità, di alto livello. Tu invece che cosa ci fai qui? Ero venuto a controllare che fosse tutto a posto. È tutto a posto. Sicuro? Sì. Perché? Perché prima era abituata a grandi prestazioni. A grandi prestazioni? Ma non era mica vergine. Vergine? Ma chi lei? Ma con tutti quelli che ha preso? A me ha detto che era vergine. Ma che vergine è vergine? Ma se conti solo tutte le volte che è stata con me? Come, scusa, non ho capito, puoi ripetere? Dico, se conti solo tutte le volte che l'ha fatto con me? Ma è una cosa schifosa! Schifosa? Ma schifosissima, sì, immorale, contro natura, ma che dici? Contro natura andare con Roberta? Con... Roberta? Con Roberta? Di chi stiamo parlando? Di Roberta? Di chi stiamo parlando? Roberta! 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 Di chi stiamo parlando? Di Roberta! Roberta, di chi stiamo parlando, Daniel? Di Roberta, di Roberta! Oh mio Dio, mi sento male! Oddio! Oddio, cosa c'è? Cosa c'è? Cosa c'è, Jacopo? Che mi imbarazza parlare con te di queste cose? Tu arrivi qui, di soppiatto, a sorpresa, io sono di là in bagno con la tua ex fidanzata, perché di là in bagno c'è la tua ex fidanzata, com'è andata? Patapim, pum, pam, parapim, pim, pum, pam! Oddio, oddio! Laura! Ciao, fratellone! Ma cosa ci fa qui, Laura? Laura? Io non vedo qui nessunissima Laura! Ma quindi qui non c'è Roberta? Laurettina! Che hai visto passare Roberta? No. No. Daniel! Oh, oh! Non mi vorrei mica far credere che tu e Laura! Jacopo! Perdonami, perdonami! È stato un misunderstanding! Io pensavo che me l'avessi chiesto tu! Chiesto io? Chiesto io di andare a letto con mia sorella minorenne! Ma guarda, siamo stati entrambi vittime di un terribile burdel! Ma ti assicuro sulla nostra amicizia che non è successo quasi niente! Quasi niente? La prestazione intensa di qualità! Cazzate, cazzate, tutte cazzate! È stata giusto, giusto... una puntina!
Ma che puntina e puntina! Ma sì, non se ne è nemmeno accorta! Diglielo anche tu, Laura! In effetti. Vedi? Lo dice anche la sorellina. Ma tu da dove hai fatto questo a me? A me che sono il tuo migliore amico? Eh? Guarda, Jacopo, che è stata colpa mia! E tu stai zitta, perché mi direte perché parli! Non è che ti ho colto in casa come un fratello, disperato, depresso, con coglioni! Lo so. Sono una merda. Una merda che non merita di vivere! Dove vai? Ti butto giù dal balcone! No! Dal balcone no! Ti perdono! Come faccio a vivere con questo rimorso? Guarda, ammazzati, fai quello che ti pare, ma dal balcone no! E levati! Dia Ombre, che l'ho sempre voluto bene. Anzi, no, glielo dico io. Ombre! Ombre! E che ci fai qui? Che ci faccio qui? Ma... Signora! Che bello rivederlo. Jacopo! Adesso glielo dici tu. Dico io cosa? Daniel, perdonami. Dovevo dirtelo fin da subito che io e tua nonna... Tu e mia nonna cosa? Io e Jacopo siamo avanti da 2 anni. Oddio, ma ti giuro, proprio una puntina anche noi. Ma che puntina, puntina? Una puntina con mia nonna? Porta rispetto al tuo nuovo nonno. Ma che no... Ma che nuovo nonno? Ma cosa stiamo dicendo? Ma cosa stiamo dicendo? E infatti, cosa urli? Porta rispetto! E poi si può dire che adesso siamo pari. Ma quale pari? Tu sono 2 anni che ti fai mia nonna e io per una volta che sono andato con Laura! Mezza. E mo mi hai rotto il cazzo. Daniel. Alice. Sono venuta per dirti una cosa molto importante. Dimmi. Io e Jacopo siamo amanti da 2 anni. Che cosa? Avevi detto che ero la tua unica amante! Allora è vero che ti fai la nonna di Daniel! Adesso ti spacchiamo di botte! Oh no, sono finito! Che cosa faccio?